Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. La prima cosa in assoluto che devo fare è ringraziarvi veramente di cuore per gli apprezzamenti che avete avuto per il mio primo video del 2020 in onore del grasso. Ho fatto lo strutto, vi ho fatto vedere come si realizza e quello che più di tutto mi ha riempito, inorgoglito, anzi, e leggere i vostri commenti, tutti i vari ricordi che vi hanno portato all'infanzia, che purtroppo non tutti oggi lo fanno. Mi ricorda la mamma, la nonna, l'Italia, la Calabria. Sono veramente contentissimo perché il vero senso è anche questo delle mie video ricette, che sono piuttosto storiche, quelle di un tempo. Mi piace riproporle di più in modo da rimanere anche come testimonianza di tutto ciò che si faceva allora e cerchiamo di farlo anche oggi. Il video di oggi, invece, come avete letto nel titolo, la social pasta calabrese. No, tranquilli, non vi faccio scaricare nessuna applicazione nuova per il cellulare, non c'è nessuno chef che vi arriva a casa e ve la prepara, assolutamente no. Che cos'è la social pasta? Anzi, quali sono, secondo me, le social paste calabresi? Io ne ho selezionate tre. Sono tre paste che, come le mangi in quel determinato giorno, non le mangi più, ti rimangono così impresse che se solo ti concentri ne senti il gusto. Secondo me, dicevo, sono tre quelle che a me almeno rimangono impresse durante l'anno. Allora, il primo sicuramente è la spaghettata quando di estate facciamo la passata di pomodoro. Facciamo la passata di pomodoro alla fine, dopo con tutti quelli. Tutta la famiglia che fa questo lavoro ci si riunisce, si prende 5 o 6 belle mestolate di quella passata appena macinata e si ci fanno gli spaghetti. Si mette basilico, ammazzetto, così il gusto che c'è quel giorno non ce l'avrà mai più. Il secondo piatto di pasta dei top, è quando si fa il salame. In Calabria si fa la salsiccia, si fa la soppressata. Quindi si macina tanta carne, si prendono due belle pallottole di quella carne macinata, sto già mi viene già l'acquolina in bocca, e si ci fa un bellissimo piatto di spaghetti. La terza della mia selezione è quando si va a fare un raccolto, o le olive o l'uva, che si fa quella bella teglia di pasta al forno, dove ci si mette un po' di tutto, tutta pasticciata così, e poi la si mangia seduti sotto la pianta dell'albero d'oliva con la tovaglia a terra, tutti belli seduti. Perché social? Social perché non la si mangia mai soli, innanzitutto, perché ci sono tutte le persone che ti hanno aiutato a fare queste mansioni, e poi perché, per esempio, la carne della salsiccia, siccome se ne fanno 15-20 kg, viene tutta impastata insieme, il gusto è assolutamente diverso. Allora, la pasta al forno qualche volta ve l'ho fatta nel video. Oggi, siccome un paio di giorni fa abbiamo fatto le salsicce e la soppressata a casa mia, ho fatto le riprese di questa social spaghettata da 2,5 kg, che basta parlare, ve la devo far vedere così. Mi fate sapere se anche voi siete dei tipi social. Vediamo un po' cosa ho combinato e fatemi sapere soprattutto se vi piace. A dopo! Ed eccoci qui che prepariamo la carne per macinarla e condirla per la realizzazione delle nostre salsicce e soppressate. Trovate le video ricette approfondite di questi salumi tra i miei video. In genere questo lavoro si fa al mattino presto. Così verso l'una, quando si è finita di impastare, di condire, la si lascerà per qualche ora prima di riempirla. Ed è proprio in questa pausa, in questo frangente, che scatta la fame paurosa e ci viene subito voglia di preparare questo spaghetto particolare. Vi faccio vedere subito. Qui stiamo facendo soffriggere nell'olio extravergine di oliva, quello buono nostro, dei cipollotti, origano e un paio di chili di carne macinata che abbiamo preso dalla salsiccia. Guardate com'è bella. La dobbiamo far prima rosolare, poi quando è soffritta al punto giusto, senza farla bruciare, mettiamo un paio di bicchieri di buon vino rosso. Vedete come sfrigola bene, l'alcol del vino evapora e la carne rilascia tutto il suo gusto.
Passiamo ora ad aggiungere 4 litri di passata di pomodoro e lasceremo cuocere a fuoco lento questo delizioso sughetto almeno per un'ora e mezza, due. La passata di pomodoro è stata realizzata al momento macinando questi pomodori che noi conserviamo nei vasetti direttamente a spicchio. Facciamo una girata e diamogli tutto il tempo di cuocere in tutta calma. Inutile dirvi il profumo, che è già qualcosa di indescrivibile. Poi la carne della salsiccia è già condita, per cui una volta soffritta il gusto raddoppia. Guardate che bello! E di questa pasta ne calcoliamo un 150-200 grammi a testa, perché si mangia tranquillamente. Questi sono i nostri 2,5 kg di spaghetti, dove abbiamo messo prima metà del sugo per farli girare bene. Qui c'è poco da spadellare con 50 grammi di spaghetti, 2,5 kg vanno girati direttamente in pentola. E qui ci va il pecorino abbondante, poi a gusto, se la fate anche voi, potete metterci il formaggio che più vi piace, parmigiano, misto, come volete voi, ricotta salata ci sta benissimo. Continuiamo a girare e dopo la versiamo direttamente nella pentola del sugo per farci un'altra girata e un'altra spolverata di delizioso pecorino calabrese. Ed eccomi qui al momento magico, il fatidico assaggio. Qui più che assaggio è una cofanata di spaghetti tutti per me. Guardate la carne bella, profumata, gustosa, e vado ad assaggiarla. E qui si ferma l'orologio, perché davvero è gustosissima. Se avete l'occasione, provate a farla, condividetela con i vostri amici, perché deve essere socio, altrimenti se non si mangia in buona compagnia si perde metà del gusto. E mentre io faccio questo sacrificio per i miei 200 grammi di spaghetti, voi mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video e al prossimo video un abbraccio da Gianluca a tutti voi. Evviva la Calabria!